dal comunale di Rezzato per questo epilogo della stagione della Mentuccia. Epilogo che non poteva avere cornice migliore, infatti siamo ospiti della grande squadra del Rezzato. Ci scusiamo, ripeto, per gli inconvenienti tecnici, però adesso ci siamo. Vi diamo velocemente le formazioni. La Mentuccia gioca col modulo che tante soddisfazioni ha portato, si gioca col 3-5-2. In difesa ci sono Maifredi, Cicogna e Marco Goi. Sugli esterni giocano da una parte Andrea Russo, reduce da un finale di stagione veramente importante, che sostituisce Matteo Guarino. Vi anticipo, avremo una splendida sorpresa dopo per tutti voi appassionati di Odio Piccolo TV. Dall'altra parte gioca Paolo Staffieri, confermatissimo, solito centrocampo a tre che vede Federico Abate come perno centrale, punto di riferimento delle giocate offensive della Mentuccia. Ai suoi fianchi ci saranno da una parte Orua Avadi e dall'altra il Jolly Beppe Zonio. In avanti la coppia è formata da Bocelli e Guarneri. La partita è iniziata subito a ritmi alti, la Mentuccia adesso si sta proponendo davanti, palla Guarneri che prova a puntare l'uomo, viene chiuso. Uno di questi è Federico Abate, che ha avuto un inizio di campionato difficoltoso. Una delle chicche è subito la botta di Federico Abate, che prende i primi applausi sempre caldi tifosi mentucciani. Diciamo poi, Matteo, che il tuo l'hai fatto abbondantemente, quindi oggi hai lasciato spazio anche ai tuoi compagni. Ti sappiamo come giocatore, oltre che di grande generosità in campo, anche di grande generosità fuori dal campo. Però ti devo interrompere, perché c'è una grande azione di Guarneri, straordinario Guarneri, il bulldozer della Mentuccia. No, questa effettivamente era una scommessa che feci con Paolo all'inizio stagione, quando in realtà si pensava, non voglio mettere le mani avanti, attenzione, scusate. Qui Vittorio poteva uscire, che dite? No, Matteo, che poteva fare? La sensazione è che palla in area piccola, palla del portiere. Palla area piccola, palla del portiere. Sì, è sempre difficile però quando la palla è così tagliata, e attenzione anche per un portiere dell'esperienza di Vittorio. Sì, guarda, adesso effettivamente vedo che siete parecchio ben informati. Effettivamente questo, oltre ad essere, sì, questa più quasi una battuta, ma era effettivamente segnato sulla carta. Grande discorso. Palla adesso di Zonio, che sì, ha visto benissimo Staffieri. Possiamo partire bene, possiamo attaccare. Scusa se ti interrompo, bene. Stappio, qui devi metterla bene. Sì, bene Orua. E che non riesce a sbocciare, fa vedere delle cose in allenamento straordinarie che però difficilmente riesce a trasformare in campo. Qui il contropiede, la partita però è bella, siamo sullo 0-0 e i cambi di fronte sono continui, e adesso il Rezzato va vicino al gol. E niente, questo giaguaro deriva appunto da una piccola grande palla ancora, scusa se ti interrompo, grande palla di Orua. Lo Stappio non riesce a mettere, però va sempre Luca a fare la guerra al nostro bulldozer Guarneri. Piccolo si trovava in vacanza con Capoferri e Capoferri assolutamente sembrava conti fatti irremovibile in ordine alla decisione di non tornare a sedere sulla panchina della Mentuccia. Certo, mi ricordo perfettamente, io non c'ero, però le voci circolavano, insomma, sembrano molto distanti dall'essere, nel senso, vita notturna, belle donne, alcol, e quindi molto lontano dall'essere sul pezzo, insomma. Invece, tornando poi in quel di Brescia, ha preso questa decisione. Ragnoli un po' demotivato, pare che, insomma, facesse delle sessioni di allenamento un pochino poco blande, dici tu. Capisco, perché Staffieri andava al tiro, ci ha provato. La sensazione è che fosse un po' distratto, fosse demotivato. È una grande palla però del Rezzato. È stato un bravissimo appunto Capoferri, invece ha dato nuovi stimoli ed è stato decisivo. E questo è fallo. Questo è fallo di Maifredi. Che dire, ogni volta che è in campo fa la differenza, lo si vede regolarmente, giocatore di classe, il nostro Alessandro Nesta, direi. Altro gossip, Matteo, qui ci aiuterai tu. Sì, attenzione alla punizione, hai ragione. Esce di poco, non era male, non era calciata male. Comunque purtroppo questo talentuoso difensore ha effettivamente, esprime anche del talento nel teatri, e questo è sicuramente, attenzione, è adesso Rezzato, però Rezzato, sì, anche per la stagione prossima sarà confermatissimo. Bene. Al centro della difesa. Bene. Qui è partito bene Guarneri. Lo stop non è stato felicissimo di Luca. Riuscimo poi sicuramente a ripartire piano piano, però sicuramente Lorenzo è un uomo che manca ancora oggi comunque allo spogliatoio. Ma senti, guarda, attenzione a Rezzato.
Uela, adesso ho rezzato Premier, senza ombra di dubbio. Il rendimento, lo sviluppo diciamo più alto su tutto il campionato. Sono è cresciuto, d'accordo, qui c'è una grande palla di Abate. Sì. Vediamo se Staffieri la gioca, la prova a mettere subito. Sì, il cross non era brutto. Sì. E quindi abbia avuto una specie di conversione anche egli. E abbia cambiato totalmente l'atteggiamento, l'approccio, oltre che alle partite, alla vita, direi. Questo è un episodio importante. Direi, hai fatto benissimo a sottolinearlo, Lorenzo, apprezziamo moltissimo. È una punta, ha fatto invece una stagione completamente da puro esterno, quasi difensivo, perché comunque partendo nei 5 di centrocampo spesso doveva curare molto attentamente. Qui è andato Cicogna che non ha calciato male. Non ha calciato male. Ma il sinistro del 5 è prezioso. Anche se tutto sommato per il momento il pari ci può stare. Quindi... adesso un altro pericolo. Mamma mia, scusate, stavo per autobus. Sì, è veramente. Poi tra i giovani va citato Matteo Lorenzo, va citato anche quello che è lo straordinario punto di domanda della Mentuccia, che adesso va a prendere palla e secondo me ne inventa una delle sue e l'appoggio è prezioso per Staffieri, che crossa bene. Mamma mia, ce la tolgono. Della Mentuccia, una tecnica decisamente sopraffina. Brandelli convoca le tutti. Proprio a un certo punto parliamo quando vuoi, tu mi interrompi. Faccio, scusatemi se mi permetto. Scusate, ma qui c'è un personaggio. La fai, è bella eclatante. Bella palla! A Focu! Com'è che faccio? Oppure arretrare di quei 10 metri e giocare più attenzione verso una gran palla in profondità. Una palla in profondità per un altro grande giocatore e ci scusiamo di non averlo celebrato fino adesso, perché la rinascita della Mentuccia passa anche attraverso Federico Bocelli. Adesso c'è il primo cambio, è una festa, esce Goi e vediamo chi entra al suo posto. Io presumo Davago. Davago, eccolo, il nostro leader. Che ha avuto anche delle difficoltà. Che ha avuto anche delle difficoltà, però il grande giocatore si vede quando... Qui c'è una grande palla. Buono. Attenzione. Lo scambio di Staffieri con Orua, deve gestirla. Prova ad andare al calcio. Male. Forse poteva andare far andare Staffieri. E a proposito di carisma, in questa celebrazione che oggi ci sta, altre parole straordinarie vanno spese per quella persona fantastica che è Fabrizio Bissio Pedersoli. Io confermo totalmente che sono interessato a fondare una nuova società, però ho necessità di portare nella mia squadra degli allenatori che abbiano, come si dice, me lo dovete fare dire, le palle. Sì. E io ritengo che questo signor allenatore Capoferri possa essere l'uomo giusto per la mia squadra. Scusi, però Capoferri è legatissimo alla Mentuccia, è legatissimo al presidente della Mentuccia. Non mi faccia, per favore, allora guardi, però lei se deve fare l'intervistatore, lo deve fare bene l'intervistatore, perché... Domenico Labano ha costruito la Mentuccia dal niente. Sì, ha costruito la Mentuccia, l'ha costruita anche servendosi in collusione con delle persone cattive del calcio italiano. E mi riferisco a quei figli di buona donna dei due fratelli Matarrese. E tutti sanno del calcio che Conte, mi stupisce che lei non dica niente. E no, Guarino. Non è ancora... detto nulla, siamo qua, siamo amici, ci conosciamo, questo però è un altro discorso. Io mi state mettendo in imbarazzo con questo. No, sappiamo che il presidente ha sempre voglia di scherzare. Si sta chiaramente scherzando, si è scherzato fin dall'inizio, spero. Diciamo allora a questo punto va bene, ci siamo capiti con l'occhio strizzato, allora Guarino, ci siamo capiti, va bene così, dai. È chiaro che in questo momento c'è il gruppo, ma ecco, sono fatti i nomi e i cognomi. Ma questo è vero, però io sono convinto che mister Capoferri... Penso che tutti siamo d'accordo su attenzione, questo. Attenzione, Abate, qui quando fallaccio, parla... Fallaccio, quando adesso forse attenzione. Guardatelo, però Federico Abate è giocatore. Federico Abate è così, È una brutta macchia in questa partita. No. Peccato, è una festa, c'è un po' di rissa. Vediamo però ancora i giocatori della Mentuccia un po' nervosi. Vediamo i provvedimenti dell'arbitro. Sembra strano che non prenda provvedimenti, però, perché è una reazione secondo me assolutamente, comunque decisamente... Ragazzi. Va fatto qualcosa, perché... Adesso viene allontanato. I rossi adesso vengono sventolati. Ecco il rosso per Abate. Speriamo non gli costi caro per l'anno prossimo, però... d'altra parte la reazione c'è.
cercheremo di avere a caldo Bocelli. Ma poi dovrebbe esserci anche Maiocchi, è entrato, perché poi dobbiamo anche spendere delle parole per il ritorno di Maiocchi desaparecido dopo 4 mesi, e lo vedo in campo infatti, e c'è anche Maiocchi, altro grande giocatore. Altro grande giocatore che fa piacere vedere stasera, ragazzi. Sicuramente, è un gradito rientro quello di Maiocchi, è un giocatore importante per la Mentuccia. Giocatore di grande qualità. Grande qualità, sicuramente. Scusate, sempre ancora un po' di confusione. Sì, ti capisco, ti capisco, guarda. L'età media della Mentuccia è un'età importante, quindi... Certo che se tutti però a 37 anni ci arrivano come Guarneri, che fatemelo dire, ragazzi, veramente qui all'andata al toro... Stufi! Paratona! Paratissima di Spughi! Paratissima di Spughi!